della posta. Tua figlia è una puttana. Oh, no. Di nuovo. Che significa di nuovo? Che significa? Non dirmi che sai chi è stato. No, veramente volevo dire che... C'è qualche compagno di scuola che ti molesta o... Mamma, basta. È soltanto uno scherzo stupido, nient'altro. Anche le mie amiche hanno ricevuto questi biglietti patetici. E probabilmente è qualche complessato che ha bisogno di esprimersi. Senti, io sono già in ritardo, lo butto nella spazzatura. Quello è il suo posto. Se non altro hanno indovinato la tua misura. Mi fa venire i brividi. Io andrei di corsa alla polizia. Sul serio? Sì. Oh, ma è terribile. La polizia? No, i popcorn li ho lasciati nel microonde. Li prendo io. Vediamo se indovino. Mia sorella vi sta tormentando con la sua ultima ossessione. Grazie per avermi salvato. Ci sono novità? Come va con il principe azzurro? Molto bene. Va sempre meglio. Mi sembra un sogno. Allora, raccontami un po'. Ecco, solo che da quando lo conosco è come se una persona mi avesse preso di mira. Che vuoi dire? Qualcuno mi ha forzato l'armadietto a scuola. Poi mia madre ha ricevuto un biglietto minatorio nella posta. Io non riesco a capire che cosa c'è sotto. Beh, è qualcuno geloso di te o dell'attenzione che dai al tuo ragazzo? Tu chi pensi che sia? Non lo so. Senti, che ne pensa il tuo amore? Non gli ho detto niente. Vedrai, questa situazione si risolverà. Davvero? Questa è una sorpresa. Perché dici così? Perché se avessi chiesto un consiglio a Dana, lei mi avrebbe detto che sono una stupida e un ingenuo. E mia madre, lei si sarebbe messa subito in allarme. Invece è importante sentire una persona che cerca solo di sdrammatizzare. Beh, sei mia amica. Non mi sento un genio quando si tratta di dare consigli, ma... quando hai bisogno di sfogarti, chiamami. Grazie, Jennifer. Non sai quanto l'apprezzi. L'apprezzi tanto da prestarmi quella camicia da notte? Beh, ci posso pensare. Mettiamo il caso che Cindy esca con Evan, giusto? Mattina dice che Evan ha chiamato suo fratello e ha lasciato il numero di Susie Baron, capito? Se qualcuno te lo chiede, io sono andata a casa. Cosa hai detto? E se mia madre chiama stasera, dille che mi sono addormentata mentre studiavamo e che non vuoi svegliare. Aspetta, si tratta di quel ragazzo. Esatto. Mia madre per una delle sue studentesse. E da allora non lo vedo spesso.